Cari amici della cucina per tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento delle pillole. Allora, oggi vediamo, visto che è estate, come aprire in maniera facile, veloce, semplice, insomma immediata, il cocco. Perché ovviamente facciamo sempre dei disastri, diciamoci la verità, io ne ho combinati tantissimi da piccolo. Vi faccio vedere un metodo infallibile per come aprire la nostra bella noce di cocco. E ci servirà quindi un cavatappi, un martello e un sacchetto del gelo. Andiamo a vedere come fare. Allora, la noce di cocco ha questi tre, diciamo, buchi dove viene raccolto dall'albero. Allora, noi abbiamo con il cavatappi la possibilità di andarli ad aprire in maniera molto semplice. Vi faccio vedere, se noi mettiamo il cavatappi all'interno in questo modo, guardate, con due dita lo sto facendo, entra in maniera davvero davvero semplice. Andiamo a completare l'operazione forando tutti e tre questi buchi. Poi prendiamo un bicchiere e andiamo ad estrarre il liquido. Ecco, vedete, dopo aver praticato i tre fori, stiamo andando a togliere l'acqua presente nel cocco e la stiamo mettendo in un bicchiere. Questa poi noi la possiamo anche filtrare, così andiamo a togliere tutte quante le impurità. Cosa facciamo ora? Ci prepariamo il nostro sacchetto del gelo, lo andiamo ad aprire e al suo interno mettiamo la noce di cocco. La chiudiamo in questo modo. E poi, incredibile ma vero, il trucco sta nel mettere al sole la noce di cocco e aspettare per circa un'ora. Il sole permetterà alla parte legnosa di formare delle crepe. Eccoci ragazzi, io l'ho lasciato il cocco circa un'ora e mezza al sole e lo so che è strano ed incredibile, però davvero, vedete, ha fatto queste crepe. Ora noi cosa facciamo? Prendiamo il martello e gli diamo un colpo assestato e vedete che si aprirà. Tiriamo una bella martellata, ecco qua, vedete? Guardate, si è già tolta una parte di buccia, noi addirittura in questo modo andiamo a recuperare tutta la polpa interna. Guardate com'è molto semplice, guardate, l'abbiamo praticamente scoperchiato tutto quanto. Questo perché lasciandolo al sole gli abbiamo dato la possibilità di staccarsi dalla buccia, intendo ovviamente la polpa, e avendo creato queste crepe è molto più semplice aprirlo. Andiamo a vedere com'è dentro il cocco. Ecco qua, perfetto. Andiamo a porzionarlo, gli diamo una sciacquata e lo possiamo gustare. Da pillole della cucina per tutti, ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao ragazzi!